Maurizio Savini, prime impressioni appena arrivato al vernissage. Finalmente una fiera a Roma. Secco, così, caustico. Una fiera a Roma, una vera fiera a Roma, perché le altre edizioni erano come dei semini sparsi in una città così caotica dove non si riesce mai ad avere dei punti di riferimento chiari. Almeno qui il pubblico ha un punto di riferimento, sa dove entrare, cosa guardare, ed è una fiera vera, tra l'altro un posto molto bello, diciamo storico, denominato da un'architettura industriale molto 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 interessante. Quindi alla terza edizione sboccia, diciamo. Numero 3, hai visto? In questi giorni fra Maxi, Macro, esatto, beh, Roma non si gioca un po' le carte, no? Questa settimana. Roma gioca le carte, sì, è vero, hai detto bene. Roma gioca le carte in questi giorni e speriamo che ci sia un po' di attenzione, perché quando c'è troppa carne al fuoco spesso magari si perde un po' l'attenzione. Roma è una città molto distratta, questo lo sappiamo da secoli, dunque mi auguro che tutto questo porti appunto qualcosa di... Dire positivo è ignobile, però diciamo qualcosa, insomma, smuova qualcosa di più, che renda, diciamo, l'attenzione più, diciamo, oculata, più attenta, più che... Così. Quale collega ti ha colpito? Quale collega mi ha colpito di più? L'architetto che fece quelle vasche lì, che secondo me... Se Cunelli le vasche della Pelanda. Esatto. Quante gomme per un'opera? No, qui ha usato 15 kg di gomma da masticare.